Buongiorno, oggi è giovedì 28 ottobre e questo è Vangelo Daily, perché una giornata col Vangelo per noi ha più senso. Buon ascolto! Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 12-19. Avvenne che in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Parola del Signore. Gesù oggi in questo Vangelo fonda una comunità nuova che è basata su di una sorgente. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Possiamo tacciare questa affermazione di proselitismo o anche di bella ideologia, ma se cominciamo a viverla passando dalla parola ai fatti cambia tutto. Non è un'idea da seguire, è un fratello da abbracciare. Tutto inizia nella notte in cui Gesù prega non per i propri idoli o le proprie convinzioni o i propri desideri. Gesù prega stando davanti a Dio. Stare davanti al Padre in preghiera ci fa essere noi stessi, perché fatti a sua immagine e somiglianza. In fondo la preghiera non è luogo e tempo dove strappare qualcosa a Dio, ma è tempo dove noi possiamo sintonizzarci col Padre. Per fare cosa? Semplicemente per vivere, vale a dire per incontrare e andare incontro alla vita. Ascoltare la vita e lasciarsi condurre su cammini nuovi, non fedeli ai nostri idoli, ma fedeli alla nostra figliolanza. Così nascono gli apostoli, così nasce la comunità, uno stare insieme che ha in lui la sorgente. In questa nascita vediamo Gesù, colui che siamo chiamati a seguire in quanto comunità cristiana, che incontra da subito la gente e incomincia a guarire. La vicinanza con qualsiasi tipo di malattia, la vicinanza con le solitudini, il tempo dato alla vita che sembra morte, magari stando sul monte a pregare tutta la notte, è la vera medicina dei nostri giorni, del nostro mondo, di tutto il mondo, in particolare del nostro mondo occidentale. Siamo chiamati ad essere discepoli essendo guaritori, come annunciatori. Possiamo farlo per la razza, per il sangue, per la tribù, per la padanità, per l'italianità, tutte forme di solidarietà contro l'altro, dove Roma è ladrona fino a che il potere non ci vado io. Però oggi Gesù ci mostra che c'è un modo meno appariscente, ma più vero, più umano e umanizzante, di stare con l'altro, senza essere contro qualcuno, un modo fraterno. È il vero ascolto della parola, la sua interiorizzazione, da cui nasce la comunità degli inviati. Non siamo e non saremo persone perfette, cadremo e tradiremo il Vangelo più volte, ma se guarderemo con fiducia al Signore, Lui ci chiamerà di nuovo, per nome, per riportarci sul cammino della vita. Grazie per aver meditato insieme. E a domani.